Ciao a tutti, eccoci in un altro video di Mazze Test su Mindtest. Nell'ultimo video abbiamo impostato sui primi strumenti, i primi macchinari elettrici, un watermill giù sotto. Abbiamo messo la battery box qua e abbiamo fatto questo grinder, l'abbiamo messo qua. Off camera io ho semplicemente... Ah, e abbiamo anche riordinato le ceste qua. Off camera ho semplicemente polverizzato i minerali che avevo. Ho comunque notato che questo copper, a differenza dell'altro, non si macera, e anche questo oro, quindi si potrà capire facilmente quale dei due è quello che dobbiamo utilizzare, anche perché solitamente andrò poi a cuocere tutte le polveri per avere lingotti, quindi si potrà capire facilmente. Allora, io a questo punto credo che potremmo andare a fare una fornace elettrica, come avevamo detto nell'altro video, come avevamo stabilito. Poi ci servirà anche questa per fare delle leghe di metalli. Mi veniva dei mix di metalli, ma non si dice. E allora ci servono 5 pezzi di cobblestone, due steel ingot e un copper ingot, quindi la cobblestone ce l'abbiamo di sicuro. Due steel e un copper. Allora, uno steel ce l'abbiamo e ce ne serve ancora uno, e due copper, no, e un copper abbiamo detto, forse, eh? Non è vero? Un copper. Allora, prendo del carbone. Ah, già che ci siamo, metto a cuocere un po' di pietra. Allora, abbiamo detto 1, 2, 3, 4, 5. È anche molto facile da costruire, io me la ricordavo più complessa, invece no. Sta laggando tutto. Tra l'altro non ho notato, ma nell'altro video a un certo punto si vede sopra una brutta barra che non è niente carina, e mi scuso, non me ne ero reso conto. Non lo farò mai più. No, ve lo prometto, non lo faccio più. Non lo farò mai più. Non il video, nel senso che non, cioè, farò attenzione a non mettere la barra là sopra che si veda. Fornace attivo, vediamo se riceve energia. Sì, perfetto, perfetto, sta ricevendo energia, benissimo. Allora, io direi a questo punto che possiamo mettere i vetri alla casa, visto che ci troviamo nella condizione di poter mettere i vetri alla casa. Quello che aspettavo era di avere il grinder e la fornace elettrica, appunto, per evitare di dover raccogliere a mano tutta la sabbia, perché a questo punto andiamo a crearci un po' di sabbia senza troppi problemi, semplicemente sminuzzando della... Aspettate, ho un dubbio. È la cobblestone o è la stone? No, appunto, era la stone. Quindi dovremo cuocere questa. Forse sminuzzando la grave l'abbiamo della terra, non mi ricordo. Sì, benissimo, la terra serve molto di più di sicuro della grave, quindi faremo così. Anche questa via. Che poi perché ne avevo lasciato uno là dentro? Il grinder è parecchio lento, però comunque serve. Credo fermamente che il grinder medium voltage sia più veloce, ma forse non c'è ancora.
Nel frattempo Real Bad Angel ha messo pure il Light Voltage. Ma io non ho più aggiornato la mod perché dovrei aggiornare anche il client e tutto. E questa avevo deciso comunque di farla nella 0.4.6. Qua si sta scaricando no, rapidamente, però sto usando comunque abbastanza energia. Dopo dovremmo fare magari un secondo watermill. Tanto comunque di diamanti ne abbiamo. Watermill. Sì, appunto. Magari un solar panel, giusto per provare. Solar panel. E questo. Ah, però silicon duped. Silicon buff, silicon a doped, non duped. Mithril e silicon wafer. E queste sand e coal dust. Sono abbastanza dispendiosi, eh. Anche perché il mithril è uno dei minerali in assoluto più raro di tutti. Non so se è più raro dei diamanti in realtà. Qua è tutto cresciuto, ma che bellezza. Quindi magari raccogliamo un po' di grano. È difficile non confondere il grano appena seminato dalle erbacce, perché hanno la texture praticamente identica, ma solo con delle sfumature di verde diverso. Quindi è un po' complessa la storia. Allora, qua abbiamo il grano, lo mettiamo qua. Il grano lo mettiamo qua. Quello lo andremo poi a bruciare. E qua continuiamo. 1, 2, 3. Ne ho bisogno ancora di 1, 2, 3. Facciamo che raccogliere tutto, già che ci siamo. Tanto la zappetta ce l'ho dietro. Credo che potremmo poi espanderlo anche da questo lato, o no, da qua, di qua. Si potrebbe espandere da qua. Questo albero è enorme. A distruggerlo mi ci vorrà una vita. Potremmo espanderlo di qua. Allora, qua abbiamo fatto 3. Quindi 1, 2, 3. Fino a qua, perfetto. Non male, facciamo qua, mettiamo l'acqua perché ci rimane ancora da seminare un po' di cose. Allora, grano abbiamo, pomodori, carote, arance, fragole, latte, uova ci sono, pomodori sì, arance, latte, carote, rhubarb no, non è rhubarb, a meno che non sia, no, no, quello non è rhubarb. Non ho patate, non ho cotone e non ho zucche, quindi devo fare due spiazzi in realtà. Allora, 1, 2, 3, perfetto. Certo, quest'albero rompe abbastanza le scatole qua in mezzo.
noi facciamo che arare solo il pezzo che ci serve adesso, eh. Mettiamo a posto innanzitutto quello che non ci serve, tipo strawberry. Perché mi ha dato di delu? Ah, perché? Sì, che scemo, perché. No. Ah no, questo è milk, questo è. Che. Egg. Oh. Questi sono quelli che devo seminare. Erba. Ok. Allora, noi facciamo che. Forse è meglio andare a dormire. Ma non è ancora totalmente notte. Allora, prendiamo i due secchi. Ok. Prendiamo l'acqua. Ma. Ehi, sono stato zitto fino adesso, che cosa cavolo? Cosa mi hai preso? Ero turbato, sì, di sicuro, ho ricevuto un messaggio importante e quindi sì, la mia suoneria è quella. Problemi? Tra l'altro non so neanche se si è sentita. Vabbè, se l'avete sentita, sì, è quella la mia suoneria. Se non l'avete sentita, non saprete mai qual è la mia suoneria. Meglio così, meglio così. Comunque, qualunque, quantunque, dovunque, chiunque. Qua è tutto laggoso oggi, non so come mai, ma non ho tantissima roba aperta. Sì, ho un po' di roba. Abbastanza roba aperta, però non tantissima. Cioè, ho poi anche 6 giga di RAM. Sì, ok, qua gira molto di processore, è vero, è vero. Però piantiamo le zucche. Le zucche non mi piace per niente il modo con cui danno semi. Proprio per nulla. Sì, mettiamo il cotone insieme alle zucche, dai. No? Oh, non si legge niente. Vediamo fare la metà. Ah, erano tre. Ok. Perfetto. 1, 2, 3. Qua è meglio crearmi un piccolo camminamento. Perfetto. Poi ci metto le patate sono 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 14, no, ce ne va ancora. Oh, ho finito la mia fedele zappetta. Abbiamo zappettato insieme così a lungo. Eccone un'altra, l'ho subito tradita. Ma è normale, cosa vi aspettate? Che io sia fedele alla stessa zappa per tutta la vita? Le zappe vanno e vengono. Ok, magari basta dire di queste cavolate. Comunque qua facciamo 2, 3. Quanti ne ho?
11 e allora 5 6 7 3. Oh, però tra l'altro da qua quanti erano? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Giusto giusto, mannaggia. Secondo me ho lasciato troppi spazi. Perfetto! Ma che spettacolo! Mi sono venute delle carote, del cotone sì. Patate sì. Patate sì! E beh, che ci volete fare? E il cotone era qua, quindi mia fedele zappetta. Zappetta un po'. Ecco qua, carote mettiamo a posto, anche il rabarbaro, che sarà il rabarbaro? Ma perché uno dovrebbe piantare del rabarbaro? Cosa ci serve praticamente? Infatti. Però, e questa banana continua a rimanermi qua da un sacco di tempo. Buttiamoci da un luogo in alto così mangiamo sta banana. Ma no! Volevo buttarmi da un posto alto, non lo so, tipo dal tetto. È abbastanza alto il tetto per farmi male. Forse qua sì. Oh, mangiamo la banana. Ok. Allora, qua abbiamo ottenuto della pietra e mettiamo questa. Questa la sminuzziamo, ci metterà una vita e mezza. Però siamo pazienti e quindi... dura così tanto l'erba. Brucia per molto tempo, molto di più dell'erbaccio. L'erbaccio è niente. Non si vede neanche il fuoco. E invece questa? Quella della giungla? No, è durata anche meno. Ok. Via via. Questo lo metto qua. E mi servirà ancora un pezzo di lana. Userò il cotone, cioè lo prenderò con il cotone, così posso poi farmi la... Che cosa? No, posso fare un letto più carino, diciamo. Perché prima, se non sbaglio, avevo preso un tulipano, che ho messo qua di sicuro. Sì, infatti, col tulipano mi farò un bel letto. Qua stiamo consumando un sacco di energia. Allora, io direi che ci facciamo un altro watermill. 5 stone ce l'ho, un copper ingot non ce l'ho. Wooden planks. Migliaia di volte più veloce del grinder la fornace. Ma sapete che vi dico? Credo che per questo video possa essere abbastanza. Io resterò un po' a FK adesso per far finire tutta questa roba qua. E ci vediamo al prossimo video, che spero di poter caricare presto. Ciao ciao.